Il principio del caos. In questo momento qui si sta ristabilendo un nuovo ordine. Nessuno applica forze. Tutte le molecole cercano di trovare un ordine. Poi arriva qualcuno che rompe quest'ordine. Qualcuno o qualcosa. E lo fa proprio al contrario, quindi il vortice inizia a roteare al contrario. Sembra brutto, sembra cattivo, ma alla fine anche questo diventerà un ordine, un nuovo ordine. Ecco, finito il caos, tutte le molecole cercano un nuovo ordine con un nuovo spin. E trovano un nuovo ordine. Però poi arriva di nuovo qualcuno che rompe quest'ordine. E ritorno a girare al contrario. Nella dinamizzazione comunque succede una cosa, succede che o in un verso o nell'altro l'ordine che trova, le informazioni che trova, essendo tutte nella stessa giornata, avranno tutte la stessa informazione. Quindi è come imparare e reimparare, leggere e rileggere continuamente un libro. Del resto, quando leggi un libro, che cosa succede? Se ci fai caso, quando rileggi un libro, ti accorgi che c'erano tante pagine che ti erano sfuggite. Le hai lette, però non te le ricordi per niente. Rileggendo ti accorgi di queste altre pagine, ma se rileggi, 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 trovi sempre qualcosa che ti viene da dire: e questa mi era sfuggita. Ecco, nella dinamizzazione si fa ordine e caos, ordine e caos, ordine e caos, ordine e caos, continuamente destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, per un tempo che alcuni hanno detto un'ora. Qualcun altro ha detto fin quando ti senti di doverlo fare. Io a volte l'ho fatto a 50 minuti, a volte un'ora, qualche volta anche un'ora e 10, insomma, ci sto intorno all'ora. Principio del caos. Ogni volta che si crea caos nella natura, nella sostanza organica, dopo la fine di quel caos, di quella interferenza che ha creato caos, la natura cerca di ritrovare di nuovo un ordine. Il nuovo ordine lo cercherà cercando di sentire, di prendere istruzioni, ovviamente a livello principalmente energetico, da tutto quello che c'è nell'aria, nel campo, in quel momento. Secondo la biodinamica, le due influenze principali sono le forze astrali del momento e la parte psichica, i pensieri di chi fa questo lavoro, di chi sta facendo questo lavoro di agitatore qua. Quindi ritroverà le istruzioni su queste energie, ma non è solo quella, c'è anche l'energia della terra, il punto dove si è andato a mettere questa vaschetta per fare questa dinamizzazione, anche quello ha la sua influenza. Quindi c'è l'ordine, che potrebbe diventare anche
una situazione stagnante. No, c'è il caos. Poi finisce il caos, si cerca l'ordine. Adesso il vortice è diventato ordinato come il vortice della vita, no? Va calmandosi. Se lo lasciamo calmare, fermare, diventerà stagnante. Quando è stagnante non prende più nessuna istruzione. Adesso sta ancora prendendo delle istruzioni, sta ancora assorbendo energia per trovare un suo allineamento, ogni molecola cerca un suo allineamento e una sua istruzione, semplifichiamo così. Quando si ferma il vortice, ripeto, non c'è più nessuna istruzione, nessuna evoluzione. Allora per dare una nuova evoluzione, per dare altre istruzioni, si fa questo lavoro qua, si ricrea il caos, però ovviamente al contrario. E poi di nuovo, fino a quando senti di doverlo fare. È un sentire. Quando credi che non serva più, stop, pompa a spalla e via a spargere sulla terra.